La guerra continua e in Toscana arrivano inevitabilmente anche i profughi, non moltissimi finora, anche perché alcuni hanno trovato ospitalità da parenti e connazionali. La rete della solidarietà comunque garantisce un'accoglienza generosa ed efficiente. Si conclude il percorso degli Stati Generali della Salute. Nelle prossime settimane ci sarà una seduta del Consiglio regionale tutta dedicata alla sanità del futuro. La Commissione, per questo, sta lavorando ad una risoluzione unitaria. Gianni Lorenzetti è il nuovo presidente di UPI Toscana, l'Unione delle Province, un ente declassato, la provincia, dalla riforma di pochi anni fa, che ora dicono in molti anche qui in Consiglio regionale dovrebbe essere riorganizzato con nuovi ruoli e maggiori dotazioni anche di organico. Serve più governance pubblica nelle RSA, è quello che chiede il Consiglio a larga maggioranza dopo un dibattito che fuori da qua è cominciato ormai da diversi mesi. Se ne è discusso comunque qualche giorno fa nell'ultima seduta. Parleremo anche di questo e di molto altro ancora oggi in Regionando. I venti di guerra spingono le migrazioni verso l'Italia e gli ucraini arrivano, anche se i numeri sono piccoli in Toscana. I punti di smistamento fissati dalla regione sono a Firenze, Mercafir e Livorno, Palamodì. Per i minori è già attivo l'Istituto degli Innocenti. In generale c'è una grande rete che coinvolge il volontariato, il terzo settore e tante organizzazioni di categoria. Una rete che è pronta a gestire ogni circostanza. Con tutti loro noi abbiamo, diciamo così, il quadro di disponibilità alberghiere o comunque di ospitalità che vengono date, ma contemporaneamente con queste associazioni, e le ringrazio di cuore, stiamo stabilendo un rapporto che nel momento in cui si tratta di far pervenire generi di prima necessità e cibo, nel momento in cui si tratta di organizzare la presenza anche in una prospettiva di lavoro, nel momento in cui si tratta di creare spazi di aggregazione per gli ucraini, lo vedete, il nostro centro d'accoglienza che abbiamo inaugurato sabato alla Mercafir ormai si popola di bambini, di persone che fra di loro dialogano. Ecco, questo tessuto associativo delle categorie economiche della Toscana è veramente molto importante. Del resto, su questo punto, tutti i gruppi politici si erano espressi in senso positivo durante la seduta del 1° marzo. Riascoltiamo i capigruppo partendo da quelli di maggioranza. Noi dobbiamo fare la nostra parte, come è stato detto, e come faremo. Con più ci saranno istituzioni, famiglie, persone che faranno la loro parte, e con più i problemi saranno superabili. L'accoglienza delle persone che soffrono è un dovere da parte di qualsiasi popolo, l'altro è sempre comunque una persona ad aiutare, l'ho detto nella mia relazione, e credo che sia importante accogliere tanti profughi e dare loro sostegno, dare loro un aiuto, ma allo stesso tempo stare vicini a chi in Russia sta iniziando a protestare. Ecco in sintesi cosa avevano detto i capigruppo di centrodestra, sempre sull'accoglienza dei profughi. Ovviamente noi l'abbiamo detto fin da subito, siamo a favore dell'accoglienza di tutti coloro che scappano dalla guerra, ma la Lega questo l'ha sempre detto, non solo in questo caso. In questo caso si tratta soprattutto di persone anziane, donne e bambini, ma crediamo che non solo l'Italia ma tutta l'Europa debba fare la sua parte per cercare di aiutare quelle famiglie che stanno lasciando la propria casa non perché lo scelgono, ma perché temono per la propria vita e per la vita dei propri figli. Tu sei profugo e io ho il dovere di accoglierti e di farti star bene, di farti sentire a casa e di farti sentire vicino, per quanto possibile, a uno che scappa abbandonando tutto, ovviamente, quando tu fuggi da una guerra, quando tu fuggi da un pericolo. Noi criticavamo, e continueremo a farlo per sempre, quel finto buonismo. Sono convinto che la rete di solidarietà, il terzo settore, la rete dei comuni, partendo dall'interlocutore principale, che è la Regione Toscana, sarà in grado di dare una risposta, e ci mancherebbe che non fossimo in grado di dare una risposta, e ci mancherebbe che non accogliessimo chi scappa da una guerra. La Toscana lo ha sempre fatto in maniera molto orgogliosa. E infine il Movimento 5 Stelle e il Gruppo Misto. Molte comunità nella nostra regione, persino i singoli, le persone si stanno già mettendo a disposizione offrendo i propri alloggi, inviando e cercando di raccogliere del materiale da mandare in Ucraina. Ecco, questa è la cosa più bella che la Toscana può esprimere. È chiaro che in queste situazioni l'unità che tutto il Consiglio regionale dimostra, e quindi la solidarietà al popolo ucraino e la condanna unanime di questa azione di guerra portata avanti dalla Russia, sono temi sui quali assolutamente non ci si può dividere.
Si avviano alla conclusione gli stati generali della salute, quel percorso partecipativo che dovrebbe disegnare in Toscana la sanità del futuro, dopo che il Covid, che peraltro rialza la testa, ha cambiato completamente le cose negli ultimi 2 anni. Nelle prossime settimane ci sarà una seduta straordinaria del Consiglio, si sta lavorando ad un documento condiviso da tutti. L'obiettivo è quello di dare un indirizzo il più ampio possibile, anche nei consensi consiliari, alla Giunta su tutti i temi che sono stati affrontati, che sono tantissimi, e quindi che vanno dallo sport alle politiche sociali, alle politiche sanitarie, alla prevenzione, all'organizzazione territoriale. Insomma, i temi sono veramente tanti. Ovviamente è una risoluzione, quindi ha una dimensione di una trentina di pagine, tanto per capirsi, su temi sui quali si potrebbero scrivere migliaia di pagine, però proviamo a dare gli indirizzi che su alcuni temi, la governance aziendale, l'organizzazione, le liste d'attesa, i rapporti fra gli ospedali, il personale, insomma, quelle cose di cui parliamo spesso, ci sia un indirizzo abbastanza chiaro da parte del Consiglio. C'è un tema che è emerso più di altri, al di là del Covid, chiaramente? Ma al di là del Covid, quello che è emerso di più ovviamente ci sono due: la sanità territoriale e quindi come si organizza il territorio davvero, e poi il tema prevenzione e salute. Le opposizioni collaborano, anche se le differenze ci sono e si sentono nelle parole di Andrea Ulmi, vicepresidente della stessa commissione e medico. Sì, diciamo che gli stati generali della sanità sono un patrimonio comune che abbiamo perseguito con tenacia all'interno della Commissione Sanità, tutti insieme per ormai da tanti mesi, per cui c'è una volontà di fare una risoluzione comune. Ci sono sicuramente delle cose da limare, forse quella più diciamo che ci vede più distanti è mantenere le 3 maxi ASL, mentre la visione nostra, quantomeno della Lega, da sempre è per un ritorno alle ASL di tipo provinciale. Va assolutamente ridotto il concetto delle liste d'attesa e cercare di aumentare il numero dei medici. È per questo che uno degli emendamenti che io ho presentato alla traccia è proprio quella di superare certe incompatibilità che in questo momento sono a carico dei medici. A proposito, i membri della Commissione e tutto il Consiglio sono protagonisti del dibattito sulla gestione delle RSA, le residenze per anziani. Servono una nuova programmazione e una rinnovata governance pubblica. E su questo, tra i banchi dell'opposizione, abbiamo sentito il capogruppo di Fratelli d'Italia. Oggi il Partito Democratico ci chiede di votare un atto per difendere il sistema delle RSA toscane da eventuali aggressioni da parte di società multinazionali, società, grandi potentati sanitari che potrebbero in qualche maniera minacciare la tenuta del nostro sistema. Ebbene, tutto vero, abbiamo letto nei giorni scorsi sui giornali di questa ipotesi, però ecco, il sistema dell'RSA toscano non si difende con una mozione in aula. In realtà il sistema dell'RSA toscano si difende in altre maniere, si difende magari rivedendo la quota sanitaria che da anni non viene rivista, che oggi è frutto di un'altra epoca storica, di una situazione pre-Covid in cui probabilmente la gestione di queste strutture era completamente differente da oggi e che oggi avrebbe bisogno di una revisione al rialzo importante. Sul tema ecco il Presidente della Commissione che aveva proposto il documento che poi è stato approvato. Noi diciamo e impegniamo sia la Giunta che il Consiglio a strutturare degli strumenti che permettano di guidare, ovviamente non vincolare più di tanto, ma almeno guidare la nascita delle strutture residenziali sul territorio regionale. E poi chiediamo alla Giunta, in particolar modo, una applicazione rigida, forse troppo, ma insomma attenta, dei requisiti previsti dalla normativa e dai regolamenti riguardante l'autorizzazione e l'accreditamento dell'RSA, in particolar modo i requisiti dimensionali. Sappiamo che in Toscana un RSA non può avere più di 80 ospiti divisi in 2 moduli da 40, questo è un requisito che vale per tutte le RSA. Chiediamo che anche quelle nuove ovviamente
si accerti che non vengano adottate tecniche elusive di questo criterio, che è un criterio che la Toscana ha dagli anni Ottanta e che incide sulla qualità del servizio per i nostri cittadini che sono ospiti dell'RSA. Al fenomeno del lavoro che cambia, il Consiglio regionale dedica un pomeriggio intero con la proiezione del film di Piff ispirato ai rider e al lavoro delle piattaforme digitali. Di vecchio lavoro che è a rischio si era parlato anche in aula per la vicenda della Fimer, fabbrica leader nella produzione di pannelli fotovoltaici. Fra diretto e indotto ci sono centinaia di lavoratori interessati. La mozione presentata dal gruppo PD viene votata da tutti i consiglieri. È un altro capitolo questo del libro sempre molto grande delle crisi industriali e di conseguenza occupazionali per la Fimer, però uno spiraglio c'è. Il 25 marzo a Roma si riunirà il tavolo, ci sarà il confronto al Ministero dello Sviluppo Economico. Soprattutto noi richiamiamo l'attenzione e diamo sostegno a quello che la Regione sta già facendo, un attento monitoraggio e anche un'azione veramente positiva perché la vertenza si possa chiudere nel migliore dei modi, salvando i posti di lavoro e rilanciando l'attività di un'azienda che oramai da tanti anni è presente sul territorio e soprattutto lavora in un settore, quello delle energie rinnovabili, che ha una grande prospettiva, rilanciata anche da tutte le strategie nazionali e europee legate anche al PNRR. La Fimer è una delle aziende del Valdarno che sono state oggetto purtroppo di crisi negli ultimi tempi. Noi abbiamo seguito la questione fin dall'inizio con un'attenzione particolare e abbiamo dato il nostro contributo all'approvazione di un testo condiviso con la maggioranza che chiede alla Regione Toscana di continuare a seguire la vicenda, a interessarsi in modo concreto, e il mio contributo è stato quello di chiedere una verifica e un rapporto continuo anche in commissione, perché è fondamentale sapere l'evoluzione di queste crisi di lavoro. Sono trascorse da poche settimane le celebrazioni del Giorno della Memoria. Un tema dibattuto nell'ultima seduta è quello dell'antisemitismo. Ruota attorno alla sua stessa definizione. Vengono discussi e approvati due documenti distinti. Il primo è dell'opposizione. Lo presenta la consigliera Tozzi, ora al gruppo misto, e lo sottoscrive Fantozzi di Fratelli d'Italia. Sono molto contenta, molto soddisfatta personalmente per l'approvazione da parte del Consiglio regionale all'unanimità di una mia mozione che impegnava questa regione ad adottare, quindi a fare propria la nozione di antisemitismo che è stata elaborata dalla IRA, che è l'Alleanza Internazionale per il Ricordo dell'Olocausto. È importante ricordare, ma è anche importante farlo con atti concreti. Da oggi Regione Toscana in tutte le sue attività, nei propri atti, richiamerà espressamente questa nozione che sostanzialmente cristallizza tutte quelle che sono le espressioni, i comportamenti che sono attribuiti come discriminatori nei confronti degli ebrei. Abbiamo potuto parlare in aula liberamente e precisare come l'antisemitismo non sia soltanto un problema che termina con una data che è il 1945, ma in realtà come la memoria prosegue ed ha una sua correlazione molto forte col presente. Tant'è che appunto nella definizione di antisemitismo che viene proposta si parla, si ricorda non soltanto l'origine anche religiosa del problema, ma anche la stessa avversione allo Stato di Israele. Per noi era un punto essenziale quello di rimarcare questo aspetto e nel presentare gli emendamenti anche al testo della consigliera Giachi l'obiettivo è stato quello di rendere più esaustivo e più comprensibile quello che veniva richiesto, appunto perché la memoria non è un qualcosa che va semplicemente conservato, a un certo punto va anche usata la memoria. La mozione passa dopo un confronto e una mediazione con la maggioranza, così come viene approvato anche l'altro testo presentato dalla Presidente della Commissione Cultura e Istruzione. Un modo per conservare la memoria è quello appunto con la provocazione che si è lanciata oggi dal Consiglio regionale e che è stata accolta anche dalle opposizioni e mi fa molto piacere, di chiedere alle istituzioni europee di istituire un obbligatorio servizio civile della memoria. Ogni diciottenne dovrà frequentare i campi per poter avere un'esperienza della memoria più diretta possibile, perché non è la stessa cosa
che imparare sui libri, vedere quei luoghi. Ecco, è una provocazione alta, però riteniamo che questo sia anche uno dei nostri compiti, quello di alzare lo sguardo e di cercare punti di caduta sempre, sempre più alti delle cose in cui crediamo e delle urgenze che percepiamo anche nella costruzione di un capitale di cittadinanza, di cittadini dei nostri paesi, ma anche di cittadini europei. Le province, ormai quasi sconosciute, perse dai radar dopo la riforma del Rio di 8 anni fa, riappaiono in realtà su alcuni temi importanti. Ultimo, in ordine di tempo, la gestione delle risorse del piano di ripresa e resilienza. Diventano anche stazioni appaltanti per i piccoli comuni. Serve un nuovo equilibrio di ruoli tra regione ed enti locali, dice il presidente del Consiglio regionale Mazzeo intervenendo all'assemblea dell'UPI, l'Unione delle Province, e annuncia una serie di iniziative, anche un convegno per fare il punto della situazione. Per il nuovo presidente dell'UPI, Gianni Lorenzetti, è urgente anche una legge di riforma delle province. È una bella sfida, ma mi sembra che il clima stia cambiando. Dobbiamo solo cogliere l'occasione e soprattutto anticipare i tempi, velocizzare i tempi il più possibile sulle riforme. E poi sono convinto che ce la faremo. Su questo punto concordano i consiglieri di diversi schieramenti, a cominciare dal presidente della prima commissione. Io credo che si debba saper fare anche in politica qualche passo indietro quando ci si accorge di aver compiuto degli errori. Le province, nello stato in cui sono attualmente, non hanno una precisa identità, un'identità che è stata loro tolta nel tempo. Io credo che a questo punto, essendo stata chiara la volontà degli elettori che hanno deciso di lasciare le province nella nostra carta costituzionale con il referendum del 2016, io credo che sia a questo punto necessario arrivare a un riordino e magari ridare anche le province agli elettori, facendo in modo che a votare gli organi elettivi della provincia siano appunto i cittadini con l'elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale, riattribuendo chiaramente alle province alcune, quantomeno, delle funzioni che sono state loro tolte a seguito del riordino avvenuto nel 2014. Anche perché di fatto nella gestione dei fondi del PNRR le province, l'abbiamo sentito dal nuovo presidente dell'UPI, di competenze ne hanno tante. Le province hanno indubbiamente competenze importanti in questa fase strategica. Io penso anche alla funzione di stazione appaltante per i piccoli comuni. Quindi le sfide sono molte, l'organico a disposizione della provincia è ridotto. Io mi auguro che ridare dignità alle province implichi anche la possibilità di aprire nuovi scenari assunzionali. Anche le opposizioni certo si sono poste il problema. L'incompiutezza della riforma del Rio, che in qualche modo presupponeva l'abolizione successiva delle province, che poi non c'è stata, ha lasciato un processo riformatore a metà del guado. O si danno delle competenze specifiche, importanti, alle province, ma questo non significa però indebolire i comuni. I comuni devono essere i primi presidi amministrativi territoriali e hanno una rilevanza fondamentale. Le province devono trovare una loro identità, quindi è necessario che venga trovata una nuova legislazione e una nuova forma per farle funzionare in maniera concreta, anche perché abbiamo visto che ad oggi gli uffici ci sono, le strutture ci sono, però svuotate le loro competenze senza sapere che cosa in definitiva possono fare. Va chiarito questo, magari dando rilevanza su competenze specifiche importanti. Anche per i 5 Stelle la riforma del Rio è da riformare, diciamo così? La riforma del Rio è stata una riforma a metà, perché di fatto non si è compiuta interamente. Se si voleva abolire le province, infatti, era necessario anche una ripartizione delle competenze e soprattutto un finanziamento di quegli enti locali che avrebbero dovuto assumere quelle competenze. Allora bisogna fare una riflessione che deve andare prima di tutto sul punto di vista storico. Le province sono l'ente più antico che abbiamo in Italia e la maggior parte delle organizzazioni che abbiamo sono su base provinciale. Questo significa che naturalmente c'è tutto un tessuto, un sistema che si basa su questa suddivisione che oggi può essere superata dal nuovo tessuto economico-sociale, ma sicuramente deve essere rivista in qualche modo e affrontata in maniera organica. È un passaggio che ancora non si è fatto, secondo me è arrivato il momento di farlo.
Una delle iniziative più belle è stata Imperfect o Imperfect, il significato naturalmente cambia e non poco. Ci sono tante opere belle, sono quelle degli studenti dell'Istituto Gonnelli di Montaione e Gambassi, sono esposte al centro espositivo di Palazzo del Pegaso. La difficoltà che la scuola ha spesso è quella di far passare come normalità quello che nella cultura viene percepito non ordinario, e in questo credo che questo progetto sia riuscito proprio in questo passaggio, nel veicolare attraverso l'arte e lo sport, che sono due realtà vicine ai ragazzi, portarli ad avvicinarsi anche alla diversabilità. Considerare la diversabilità come una realtà ordinaria della nostra cultura, come un momento di conoscenza dei propri limiti, ma anche di superamento dei propri limiti. Un messaggio forte, un messaggio emozionante, il racconto attraverso lo sguardo delle ragazze e dei ragazzi più giovani, degli studenti della scuola Gonnelli di Montaione e Gambassi Terme, va nella direzione di mandare un messaggio di speranza da un lato e dall'altro un messaggio di grande forza. È un viaggio bello che è passato nella redazione di un libro, I am perfect o imperfect, si può leggere in due modi differenti, io sono perfetto o imperfetto, non c'è perfezione o imperfezione, c'è l'uomo, c'è ciascuno di noi, c'è la donna, c'è la persona. Marzo è il mese dedicato alla donna, il Consiglio regionale, come abbiamo visto nella scorsa puntata, è ancora disponibile su internet, sia sul sito di Telegranducato sia su quello del Consiglio regionale, ha organizzato un bel momento di confronto dedicato, vista l'emergenza, alle donne ucraine. C'erano anche delle eccellenze toscane presentate e premiate in pubblico. Il premio vuole significare le eccellenze e le tante storie di donne che hanno lottato per i loro diritti, per il loro futuro e che sono riuscite ad arrivare anche a delle posizioni importanti. Il nostro contributo è quello di raccontare attraverso la ricerca fatta con IRPET qual è la situazione lavorativa delle donne della Toscana e provare insieme ai tanti ragazzi e tante ragazze che ci sono qui questa mattina di invertire la rotta e fare in modo che ci siano più diritti per tutte le donne. Cosa è emerso da questa indagine? La Toscana si colloca con le regioni del centro-nord al di sopra della media nazionale, soprattutto per quel che riguarda la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. I nostri sono dati di poco appena inferiori a quelli europei. Restano differenze di salario tra uomo e donna e sono diverse le possibilità di trovarla un'occupazione. Un esempio virtuoso, comunque l'abbiamo già sottolineato, la donna incinta assunta mentre era in gravidanza dal suo datore di lavoro. Un altro esempio significativo è quello delle lavoratrici dell'ortofrutticola del Mugello. La loro lotta ha ottenuto già qualche buon risultato. Ho capito che questa era una cosa importante per noi come donne e l'abbiamo portata avanti, abbiamo raggiunto dei risultati, ancora ci dobbiamo lavorare, però siamo orgogliose di quello che abbiamo fatto. Sul palco ci sono anche eccellenze della medicina, della sanità. Penso che sia una giornata importante per ricordare l'importanza e il ruolo delle donne in tutti gli ambienti. Io del mio sono particolarmente contenta, il mio lavoro mi piace, quello che ho fatto mi è piaciuto tantissimo e lo rifarei. Però credo che ogni donna nel suo lavoro possa fare tantissimo e abbia un ruolo veramente fondamentale, la giornata di oggi ce lo fa ricordare. Io non penso di essere niente di eccellente perché faccio soltanto il mio lavoro. Certamente arrivare a avere una posizione del mio tipo, del lavoro che faccio, non è stato estremamente semplice, questo sì. Quindi penso che sia utile parlarne, sia utile sviscerare il problema, sia utile continuare a dirlo, perché la difficoltà che incontra una donna, che si incontra ad arrivare a certe posizioni, è tuttora reale. Elena Sorge è un'archeologa conosciuta e stimata. Ha coordinato i lavori che hanno permesso di scoprire l'anfiteatro di Volterra, bellissimo. Una lunga tradizione di donne archeologhe, quindi penso che la riscoperta di un passato sia forse appannaggio, no? delle donne, insomma. La ricerca, io credo che siamo proprio brave a fare ricerca. Io sono a capo di una squadra di donne fortissime e è un cantiere al femminile, ecco, devo dire, cioè con una attenzione a tanti particolari, anche
che è molto femminile. Interessante la battaglia che hanno portato avanti, tra le altre, Lucrezia Iurlaro e Laura Sparaviglia. Volevano la riduzione, meglio, l'abolizione della tampon tax. Un risultato in parte lo hanno ottenuto. Andremo avanti sia sulla battaglia per una diminuzione ulteriore dell'IVA, sia cercando anche metodi alternativi, come ad esempio l'inserimento di tampon box all'interno delle scuole, affinché ci siano luoghi dove questi prodotti siano accessibili a tutte. Un monito per la quantità di lavoro che dobbiamo ancora fare in termini di diritti sociali e civili, per raggiungere un welfare che sia equo tra generi e generazioni. La campagna per la tampon tax era esattamente simbolo della quantità di lavoro dobbiamo fare per rimuovere le ineguaglianze sociali e economiche. Un patto tra generi e generazioni, come funziona tra i meccanismi di una bicicletta. Pensereste mai che una bicicletta possa funzionare con una ruota sgonfia e una ruota gonfia? No, è lo stesso principio all'interno di una società. Noi ci rivediamo venerdì prossimo, sempre dopo il TG della sera. Se vi siete persi qualcosa, su internet trovate tutto, anche le puntate precedenti, sul sito www.teleganducato.it e sul portale del Consiglio regionale.